Buon pomeriggio da Ludovica di Chiara e Farino per Coco, buon pomeriggio. Benvenuti alla prima puntata dei I Germogli della Legalità, la voce dei bambini contro le mafie. Un programma radiofonico in onda su Radio Out Marche, Viva Radio, Radio Saiu, siete emittenti collegate. Bene, presentiamo questo nuovo progetto dove i veri protagonisti saranno proprio i bambini, che grazie alla loro innata sete di giustizia e verità sono la speranza contro il fenomeno mafioso. Per noi i bambini sono come i germogli che, se irrigati con costanza e guidati nella giusta direzione, crescono forti, incorruttibili, onesti, responsabili, edificatori di una società sicuramente migliore di quella che noi oggi gli abbiamo riservato. Esatto, Ludovica, infatti i bambini, con la loro innocenza, purezza, curiosità, sincerità, spontaneità di pensiero, sono proprio i candidati ad essere grandi filosofi, pensatori e maestri, ma soprattutto un'arma potente contro la logica mafiosa che non casualmente li vorrebbe ignoranti e indifferenti. Sì, Savino, infatti se forniamo a questi ragazzi il giusto terreno, allora il seme esce dallo stato di inattività e diventa un germoglio in grado di crescere e svilupparsi nel modo corretto fino a divenire un albero forte e robusto. Quindi, Savino, com'è nata l'idea di questo programma I Germogli della Legalità? È una trasmissione che nasce durante un intero progetto molto molto significativo che ho condotto con l'Istituto Caporisti Lucarelli di Acquaviva delle Fonti, anche in compagnia della dirigente professoressa Anna Maria Bosco. E durante quell'occasione siamo stati anche protagonisti di una puntata da te condotta, Ludovica, insieme anche a Mauro Caruso, che salutiamo, dove nell'occasione siamo andati a rendere protagonisti proprio quelli che sono stati gli interpreti del progetto, ovvero i bambini. Sì, esatto. Esatto, è stata, Savino, un'esperienza davvero significativa. Infatti, colpiti dalle riflessioni di questi bimbi, abbiamo appunto deciso di dar vita a questo programma dove i bambini potranno esprimere testimonianze, pareri, conoscenze derivante, oltre che dai percorsi formativi sul tema della legalità, anche dalle proprie esperienze personali. L'amore e il ripudio di ogni forma di violenza dovranno, secondo noi, essere per questi bimbi un punto cardine anche in battaglie rischiose come quelle al crimine organizzato, così come ci hanno insegnato Giovanni Falcone, Rocco Chinnici, Peppino Impastato, Paolo Borsellino e tanti altri. Giustissimo, Ludovica, ma dobbiamo anche aggiungere che la finalità di questa trasmissione è anche quella di instillare nei bambini la consapevolezza del ruolo di essere cittadini, nonché soggetti aventi diritti e doveri e protagonisti attivi della società di cui facciamo e fanno parte. Inoltre, attraverso questo spazio, vogliamo e vorremmo diffondere una cultura alla legalità non semplicemente nozionistica, ma anche in grado di rendere i piccoli individui responsabili in prima persona di quello che noi auspichiamo, il cambiamento. Sì, infatti, come spiega Don Luigi Ciotti, solo in questo modo avremo futuri uomini e donne capaci di costruire una società di cittadini svegli, positivamente inquieti, cittadini affamati di giustizia sociale, di bene comune, di opportunità equamente distribuite. Bene, entriamo ora nel vivo della puntata presentando i nostri ospiti. Quindi diamo il buon pomeriggio al parroco del Gesù Divin Lavoratore di Torre Maggiore, Don Renato Borrelli, e Samantha la medica, responsabile del gruppo del PNP. Buon pomeriggio, Samantha. Buon pomeriggio, Don Renato. In loro compagnia abbiamo i piccoli germogli, Domenico, Maria Pia e Cristian. Buon pomeriggio. Ciao. Qui con me in studio, da Acquaviva delle Fonti, ci sono i piccoli Sergio e Denise, alunni dell'Istituto Caporisti Lucarelli, di cui, come dicevo poc'anzi, saluto anche la dirigente Anna Maria Bosco. Buon pomeriggio, bambini. Buon pomeriggio. Inoltre, nel corso della serata, ci raggiungerà anche il collegamento del direttore della nota rivista Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. Sì, grazie Savino e grazie a tutti intanto per aver accettato il nostro invito. Presso la parrocchia del Gesù Divino Lavoratore a Torre Maggiore in provincia di Foggia, circa un anno fa è nato un gruppo molto impegnato in attività
che sensibilizzano la popolazione di Torre Maggiore dei paesi limitrofi sul tema della legalità. Il gruppo è il gruppo 3P in onore di padre Pino Puglisi. È un gruppo composto da giovanissimi che vanno dai 5 ai 20 anni e ci fa piacere quindi ospitarli e darne testimonianza. Dalla responsabile, quindi Samantha la medica, che ha soli 20 anni ed è già gestore di un gruppo impegnativo come quello 3P. Allora, Samantha, puoi descriverci come nasce questo progetto in onore di padre Pino Puglisi, come state educando i bambini alla legalità e quali sono i progetti e i risultati che avete raggiunto finora? Sì, allora io insieme anche a Rossella, l'altra responsabile del gruppo, abbiamo fissato un motto che poi diciamo, non è il nostro, ma è quello di padre Pino Puglisi, e se ognuno fa qualcosa allora si può fare motto. E abbiamo iniziato a mettere su questo gruppo con delle nostre iniziative, più che altro per rivolte ai bambini della fascia dai 5 anche andando, salendo anche di più con l'età fino ai 20 anni, attraverso degli incontri e delle ore dedicate all'educazione civica, e vogliono lasciare un segno nel senso che noi vogliamo rimboccarci le maniche e costruire un qualcosa di utile, e soprattutto per i più piccini, visto che comunque stanno a contatto sempre più con il bullismo e in televisione e anche sui giornali apprendiamo sempre queste notizie. Infatti noi inizieremo il nostro percorso quest'anno il 21 ottobre, cioè domenica, in occasione proprio della proclamazione del beato padre Pino Puglisi. Bene, Don Renato, voi avete posto intensa fiducia ai vostri giovanissimi ragazzi che hanno creato un ambizioso progetto, quello appunto del gruppo 3P. Come seguite il lavoro degli educatori e la loro crescita formativa e spirituale sulla base del cammino evangelico che ogni giorno lei non manca mai di evidenziare sulle pagine social? Allora, quando loro mi hanno espresso il desiderio di formare il gruppo 3, è stato un invito a nozze, nel senso che già conoscevo padre Pino Puglisi per aver letto la sua biografia e per aver seguito poi lungo gli anni tutte le vicende legate alla mafia, quindi non so, tipo Falcone, il libro suo Così di Cosa Nostra. E così pure il Borsellino, quindi gli eventi degli anni 90 l'ho vissuto in pieno, le stragi, e allora dal punto di vista della coscienza civica l'ho sempre educata a questi valori e insieme ha dato i suoi frutti, quindi ne ho parlato spesso, ho fatto vedere lui il film di Borsellino. La mia educazione alla fede con i ragazzi è legata a coniugare il Vangelo con l'attualità, per cui con loro trattiamo temi di spiritualità, ma anche di attualità, nel senso che loro devono propormi argomenti che emergono dalle loro problematiche conoscendo e di forma. Gli Scusi. argomenti emergono da ciò che dicono a scuola, e molti docenti delle cose inesatte dal punto di vista della fede, per farsi insegnare le loro materie, piuttosto che scombinare in tanti sono aperti, e poi Don Renato, dicono scusi. delle. Scusi, la interrompo. Può rimanere fermo sul microfono, altrimenti la voce va e viene. Devo Grazie. ripetere? Sì, Sì. quindi la catechesi è stata sui valori strettamente legati al Vangelo, e questo avviene attraverso la partecipazione alla messa domenica, i ritiri mensili e qualsiasi altra occasione. Poi la catechesi è impostata sui problemi degli adolescenti che essi stessi mi pongono,
e anche sulle problematiche che emergono a scuola, della storia, filosofia, allora ci sono poi delle connessioni con la religione cristiana, cattolica, e lì si fa chiarezza. Ho reso l'idea? Sì, sì, è stato molto chiaro. Prima di andare avanti, vorrei aggiornare i radioascoltatori che ci ha appena raggiunto il direttore della Nota Rivista Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. Buon pomeriggio, direttore. Buonasera, buon pomeriggio, Giorgio, e grazie di aver accettato il nostro invito. Prego, grazie a voi. Mi sentite? Sì, sì. Sì. Allora, in attesa di ascoltare anche quello che ha da dirci il direttore di Antimafia 2000, direi di dare la parola ai protagonisti di questo programma, ovvero i bambini. Quindi chiamo in causa Domenico, Cristian, Maria Pia, Sergio e Denise e chiedo qual è stato il vostro ruolo durante la marcia alla legalità che avete tenuto dal 17 al 21 luglio, cosa vi ha colpito in particolare negli incontri che avete avuto nel seminario con me e Antonio Vassallo e Stasi Spinelli. Puoi cominciare tu, Domenico? Prego Domenico, allora raccontaci un po' quello che hai vissuto. E allora, il mio ruolo nella marcia della legalità è stato portare un cartellone scritto non mafia e partecipare a partecipato a questa mafia, a questa marcia è stato molto interessante e mi ha lasciato un insegnamento. Puoi dirci un po' di cosa ti sei occupato durante questi seminari? Qual è stato il tuo ruolo principale? Allora, noi abbiamo fatto un cartellone con l'oratorio scritto sopra rispettare le beatitudini come beati i perseguitati a causa della giustizia perché di essi il regno dei cieli. Bravo! Io so che hai anche cantato la canzone di Fabrizio Moro, Pensa, ti andrebbe di interpretare il ritornello? Sì, quello di Pensa. Esatto. Allora, pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa, che puoi decidere tu, resta... Bravissimo, Domenico. Grazie per il tuo contributo. Passiamo allora alla linea ora a Maria Pia. Maria Pia, vuoi raccontarci invece che cosa ti è rimasto negli incontri che hai avuto con Spinelli, con me, se c'è qualcosa che ti ha colpito? Allora, buonasera, mi ha colpito tutti in particolare, perché io non ho mai trattato argomenti del genere, quindi a me ha colpito tutto. Puoi dire ai radioascoltatori quanti anni hai, Maria Pia? Io ho 11 anni. E durante l'incontro che hai avuto con me, c'è qualcosa che ti è rimasto in particolare nel tuo cuore? Magari quando abbiamo parlato del tema sull'amore e della bellezza? L'agenda rossa. Ah, questo è veramente un tema molto interessante. E che cosa ricordi dell'agenda rossa, Maria Pia? Ricordo che in via D'Amerio a Palermo è successo che Paolo Borsellino doveva andare a prendere sua madre che la doveva portare dal medico e hanno messo una bomba, hanno messo questa bomba e sono morti. Un signore ha preso la valigetta di Paolo Borsellino e all'interno ha preso l'agenda rossa e poi non si è più trovata. Bravissima Maria Pia, vedo che sei molto informata su un tema alquanto sensibile e anche molto acceso nell'attualità odierna. Vogliamo ora passare la parola anche al più piccolo dei bambini, Cristian, che se non erro ha 8 anni, vero Cristian? Sì. Allora, invece tu, che emozioni hai provato in questi giorni di marcia alla legalità? Che cosa è accaduto in quelle giornate? Ho partecipato alla marcia e agli incontri con Stasi Spinelli, Antonio Vassallo e con te. E sono stati tutti molto interessanti. Allora, Domenico e Cristian, scusami,
Quando avete preparato i cartelloni per la marcia e per l'incontro con Antonio Mazzallo, che ricordiamo è il fotografo che ha scattato le prime foto sul luogo di Capaci, e prima di allora avevi mai sentito parlare della parola mafia e di legalità? In televisione. E hai avuto paura o dentro di te hai una voglia di provare a contrastare, di fare muro, di resistere, come dice Salvatore Borsellino? Ho paura, però non voglio contrastare. Bravissimo, sai che questa è una frase che diceva Giovanni Falcone. Quindi nel tuo cuore hai appena interpretato qualcosa che proprio il magistrato assassinato il 23 maggio del 92 a Capaci ci ha insegnato. Grazie Christian. A te la linea, Ludovica. Direi di passare la parola a Denise. Che dici? Denise, tu hai 11 anni, vero Denise? No, 10 e mezzo. Scusami, ecco. E sei della scuola Lucarelli di Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari, e tu anche tu hai partecipato a Torre Maggiore l'ultimo giorno alla marcia della legalità. Che emozione hai provato e che cosa hai fatto in quell'occasione? Il 21 luglio 2018 sono andata a Torre Maggiore per recitare l'annuncio di Salvo Vitale della morte di Peppino Impastato. Ho provato tante emozioni indescrivibili e ho conosciuto tante persone che mi hanno resa la protagonista, ospitandomi per un giorno intero. Ed ho avuto l'onore di conoscere Don Renato Borelli, prete trascinatore della sua parrocchia. Ma l'emozione più grande è stata quando ho finito di recitare il monologo e ogni ragazzo e ragazza che stava con me sul palco ha innalzato la gianda rossa, su cui stava raffigurato il volto di Paolo Borsellino. Grazie Denise, visto che hai parlato di un brano molto molto emozionante, quello che Salvo Vitale interpretava a Radio Out per annunciare la morte di Peppino, che ne dici di farlo ascoltare anche ai radioascoltatori qui in diretta ai dei germogli della legalità? Sì, certo. Stamattina Peppino avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio e non ci saranno più altre trasmissioni. Peppino non c'è più. È morto. Si è suicidato. No, non sorprendetevi, perché le cose sono andate veramente così. Lo dicono i carabinieri. Il magistrato lo dice. Dice che hanno trovato un biglietto. Vuole abbandonare la politica e la vita. Ecco, questa sarebbe la prova del suicidio, la dimostrazione. E lui, per abbandonare la politica e la vita, cosa fa? Se ne va alla ferrovia, comincia a sbattersi la testa contro un sasso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno. Poi si fascia il corpo con il tritolo e salta in aria sui binari. Suicidio. Come l'anarchico Pinelli, che vola via dalle finestre della questura di Milano. Oppure come l'editore Feltrinelli, che salta in aria sui tredici dell'Enel. Tutti suicidi. Questo leggerete domani sui giornali. Questo vedrete alla televisione. Anzi, non leggerete proprio niente, perché domani stampa e televisione si occuperanno di un caso molto più importante, il ritrovamento a Roma del corpo dell'onorevole Aldo Moro, ammazzato come un cane dalle Brigate Rosse. E chi se ne frega del piccolo siciliano di provincia? Ma chi se ne fotte di questo Peppino Impastato? Adesso fate una cosa, spegnetela questa radio. Voltatevi pure dall'altra parte, tanto si sa come vanno a finire queste cose, si sa che niente può cambiare. Voi avete dalla vostra la forza del buon senso, quella che non aveva Peppino. Domani ci saranno i funerali, voi non andateci. Lasciamolo solo e diciamo una volta per tutte che noi siciliani la mafia la vogliamo, ma non perché ci fa paura, perché ci dà sicurezza, perché ci identifica, perché ci piace. Noi siamo la mafia e tu, Peppino, non sei stato altro che un povero ludo. Tu sei stato un ingenuo, tu sei stato un nudo miscato con niente. Grazie, Denise, bravissima.
Complimenti per aver interpretato una bellezza rara alla tua età di soli 11 anni. Ti rinnoviamo il nostro augurio anche a proseguire queste tematiche sulla legalità che già so che ti hanno molto appassionato. A te la linea, Ludovica. Sì, bene, grazie Denise, veramente molto emozionante, come l'intervento di tutti i bambini. E, ora abbiamo detto, sperimentiamo un nuovo spazio dove i bambini avranno il ruolo di intervistatori e intervisteranno il nostro ospite, il direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. Giorgio, ok, quindi adesso ti rivolgeranno la prima domanda, Sergio. Allora, Giorgio, eccoti qui con Sergio. Grazie. Ciao, Sergio. Come mai ti è venuta l'idea di fondare questo giornale? Quanti anni hai, Sergio? 11. Caro Sergio, la tua domanda sembra semplice, ma è profonda. Ti ringrazio. L'idea, chiamala ispirazione se vuoi, o vocazione. La mia è stata un'autentica vocazione e ispirazione. Sai, all'inizio avevo grande entusiasmo di intraprendere questa battaglia, la battaglia dell'informazione. E quindi mi sono messo con tutta la mia buona volontà, ho studiato, sono diventato giornalista in pochissimi anni e ho studiato migliaia e migliaia e migliaia di pagine dei processi contro la mafia, ho letto centinaia di libri e ascoltato migliaia di ore di udienze di processi in Sicilia contro la mafia, ho ascoltato collaboratori di giustizia e dopo questo, solo dopo questo, ho fondato questo giornale. Perché? Per fare giustizia, giustizia sulle stragi di mafia, perché vedi caro, noi grazie a Dio adesso e purtroppo grazie al sacrificio di magistrati, forze dell'ordine, giornalisti, cittadini della società civile, adesso la mafia sappiamo che cos'è, ma ancora oggi sappiamo anche che cos'è e abbiamo avuto grandi risultati nell'aver non sconfitto la mafia, però dato un colpo forte, però ancora non sappiamo molte verità sulle stragi perché abbiamo scoperto nel tempo che la mafia è collegata con pezzi dello Stato, con persone potenti dello Stato e fuori dallo Stato. Quindi il perché è proprio questo, cercare di dare verità all'Italia, alle vittime, ai familiari delle vittime e a tutta la nostra popolazione italiana per avere una vera democrazia. Questo è il motivo. Domenico? Sì. Vuoi fare tu una domanda? Sì, ma tu non hai paura di morire, di essere ucciso? Caro, non credo di essere così importante o un pericolo per la mafia o per quei poteri, come ho detto prima, da minacciarmi o da essere un ostacolo insormontabile per queste organizzazioni criminali. Quindi, però, no, devo essere sincero, non posso mentirti, no, non ho paura di morire. Fino adesso, grazie a Dio, non corro questo pericolo, però cerco di dare il mio modesto contributo con tutta la redazione antimafia ad affiancare, a sostenere attraverso l'informazione, la solidarietà umana, quei magistrati che sì, sono in pericolo di morte e rischiano la vita tutti i giorni per noi, i magistrati della Procura di Palermo, di Caltanissetta, di Napoli, di Reggio Calabria e di tante altre procure.
Non ho paura di morire, però la paura è una cosa umana. Guai se non avessimo paura, saremmo delle macchine. L'importante è superarla, avere il coraggio di superare la paura. Allora, Maria Pia, è il tuo turno. Hai una domanda anche tu per il direttore? Io avrei due domande. Le è mai capitato di intervistare un vero mafioso? Sì, mi è capitato di intervistare un vero mafioso, alcuni che sono stati capi della mafia, cioè membri della cosiddetta cupola, perché tu, cara, devi sapere che la mafia è un'organizzazione verticistica, cioè militare, c'ha i colonnelli, i generali, i soldati, i capitani, a loro modo ovviamente, tutto illegale. Tutto sbagliato e tutto da combattere, però a loro modo hanno una gerarchia. E io ho avuto modo di intervistare col mio lavoro di giornalista alcuni capi della mafia che però sono diventati collaboratori della giustizia, cioè hanno voluto lasciare quella organizzazione criminale assassina per passare dalla nostra parte. E quindi ho avuto con i permessi che lo Stato mi ha concesso di intervistare ad alcuni questi veri mafiosi. Si riferisci a se ho intervistato dei mafiosi che sono rimasti tali non direttamente, ho avuto qualche scambio nei processi con queste persone, però loro sono molto chiuse, molto omertose. Riguardi della stampa, non abbiamo un bel rapporto con questi personaggi. E fare un'altra domanda. Prego. Come avere a che fare con i mafiosi? Non ho capito, cara. Come avere a che fare con i mafiosi? Senso avere a che fare? Forse non comprendo bene. Se Cioè, noi parlarci, guardarli in faccia. ora, i mafiosi, non puoi avere a che fare con i mafiosi perché tu non ti accorgi mai che quello è un mafioso. Perché una regola severa della mafia è non dire io sono mafioso, è mentire sempre, però te lo fanno capire che sono mafiosi. Quindi quando i cittadini, i commercianti, i cittadini comuni vedono, incontrano un mafioso, il mafioso, se non ha interesse verso di te, non ti dice niente e tu pensi che sia una brava persona, una persona come tutti gli altri. Se invece il mafioso ha interesse egoistico verso la tua persona, se tu sei commerciante, se tu sei una persona che ha interessi per loro, che vogliono utilizzarti, allora ti fa capire con dei discorsi arroganti, a volte anche con delle minacce, che vuole ottenere da te qualche cosa. E quindi così tu comprendi che quello è un mafioso. E il mio consiglio è di non dare mai retta, non ascoltarli e rifiutare sempre qualsiasi proposta loro ti fanno, anche se apparentemente buona. Magari tu hai bisogno di soldi e ti vogliono aiutare, oppure hai una malattia e loro provvedono a comprarti le medicine, eccetera, tu devi rifiutare perché poi dopo ti chiedono in cambio azioni illegali contro la legge. Quindi è meglio evitarli i mafiosi più che averci a che fare, è meglio starli alla larga, lontani da loro e comunque rifiutare le loro proposte. Cristian? Oggi ci sono giudici buoni come Falcone e Borsellino. Sì, caro, ci sono giudici buoni come Falcone e Borsellino. Diciamo che seguono le loro idee e i loro insegnamenti. Ce ne sono alcuni, nominarli tutti non abbiamo nemmeno il tempo. Purtroppo devo anche dirti che non sono molti, perché non ti posso mentire. Diciamo che ce ne sono alcuni, come il dottore Nino Di Matteo, il dottore Giuseppe Lombardo,
il dottore Luca Tescaroli, Nicola Gratteri, ma ce ne sono altri, non li nomino non perché sono minori di questi che ho nominato, solo per ragioni di tempo, nelle varie procure sparse in Italia, certo soprattutto in quelle procure giudiziarie dove rischiano la vita, quindi Caltanissetta, Palermo, Reggio Calabria, Napoli, però ci sono anche giudici che non rischiano la vita, però che sono molto competenti, molto bravi nel loro lavoro. E siccome ho promesso di non mentirvi a voi ragazzi bambini, io penso che non ci sono molti giudici che hanno il coraggio di Falcone e Borsellino oggi, ma quelli che ti ho nominato senza dubbio sì. Allora, direttore Pongiovanni, qui da Acquaviva delle Fonti c'è anche Denise che vuole porti una domanda. Prego. È vero che hai scritto un libro su Paolo Borsellino? Com'è nata l'idea? Ho scritto un libro con il mio collega Lorenzo Baldo, sì, sugli ultimi 57 giorni della vita di Paolo Borsellino. Abbiamo cercato di ripercorrere con i nostri limiti tutti quei giorni, ma anche antecedenti ai 57 giorni che separano la morte tra Falcone e Borsellino, per cercare di capire, nel caso della strage di Via D'Amelio e di Paolo Borsellino, di capire chi oltre la mafia ha ucciso il dottore Borsellino e gli agenti di scorta. E questo libro, se volete, Savina e Ludovica ve lo fanno arrivare, ma spero che tra poco esce la nuova edizione con gli aggiornamenti, dove cerchiamo di approfondire, anche perché ci sono state indagini della magistratura dove abbiamo scoperto nuovi fatti, e quindi spero che voi lo possiate leggere. Per questo l'abbiamo scritto, sempre per quel motivo iniziale che ho accennato, quello di scoprire i mandanti esterni alle stragi del 92 e del 93, ma diciamo a tutte le stragi, diciamo così, eccellenti, i cosiddetti delitti eccellenti. Allora, direttore, c'è qui da Acquaviva Sergio che in causa per farti una ulteriore domanda. Prego, Sergio. Direttore, ma quali mezzi concreti abbiamo per sconfiggere la mafia? Guarda, caro, i mezzi ce li abbiamo. Abbiamo uno Stato democratico, l'Italia, con tutti i suoi difetti e peccati, è comunque il settimo paese più potente al mondo, a livello economico, a livello culturale, a livello intellettuale e quindi a livello politico. Abbiamo quattro forze militari molto competenti, polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia giudiziaria, investigatori che si occupano solo di mafia, i reparti speciali, quelli addestrati apposta per questo. Abbiamo dei magistrati bravissimi, straordinari, competenti, e abbiamo anche i mezzi economici per sconfiggerla. Quindi il problema non è che non abbiamo i mezzi li abbiamo tutti, e solo gli uomini del potere, soprattutto politico, non il potere della magistratura, anche se la magistratura ha dei grandi difetti e problemi, diciamo, non solo professionali ma soprattutto umani. Però è la politica quella che fa le leggi che non vuole sconfiggere la mafia, perché purtroppo, cara, la politica, da quando esiste la mafia, ha sempre convissuto con la mafia e ha fatto trattative con la mafia e si è servita della mafia per fare lavori sporchi.
Noi abbiamo una piccolissima percentuale nella magistratura e nelle forze dell'ordine di traditori e di corrotti con la mafia. È una grandissima percentuale, indegna, non accettabile di politici corrotti con la mafia. Quindi quando ci sarà una politica, speriamo che i prossimi governi, qualsiasi essi siano, si mettano in testa di sconfiggere la mafia. Gli interessi sono alti però a livello economico. Però noi andiamo avanti, lottiamo con la speranza di riuscire. Allora, Veronica, se sei d'accordo, io direi di fare qualche altra domanda ancora dal direttore, sempre dai bambini. Infatti stavo chiedendo quello, Sì, con se me c'è c'era Denise che ne qualche ha due. Se, altro però del dal cuore gruppo maggiore, 3P, se non qualcuno so. vuole aggiungere, prego. Dal cuore maggiore, qualche bambino vorrebbe fare ulteriori domande? Domenico, Christian, Maria Pia. Allora, nel frattempo che loro la pensano, diamo spazio a Denise. Prego. Sì, Ok. sono Domenico. Ah, ecco, Domenico, vai. Non ti avevo Vai, sentito. Domenico. Prego. Come si fa a diventare giornalista? Allora, giornalista intanto devi avere quella che io chiamo, definisco, è un termine diciamo più teologico, quasi religioso che laico, però secondo me è una vocazione. Devi avere la vocazione, la passione e quindi devi studiare oggi per essere giornalisti, giustamente. Bisogna laurearsi in scienza dell'informazione. E quindi poi intraprendi il settore che ti piace di più per comunicare, per dare l'informazione, e poi con la speranza che qualche giornale, io ho avuto la fortuna, veramente ringrazio Dio, di aver addirittura creato un giornale. E quindi ho avuto amici, professionisti, editori del settore dell'editoria che mi hanno appoggiato e ho fatto un giornale, però io spero, se tu hai vocazione per il giornalismo, che tu possa scrivere per un grande giornale. Però devi stare attento, che devi essere indipendente, perché oggi l'informazione purtroppo c'è un grande problema. Quella che non è più indipendente, dipende dai grandi poteri che indirizzano i giornalisti e l'informazione a scrivere quello che vogliono loro, cioè una verità di parte, una verità parziale e purtroppo una verità manipolata, cioè una notizia apparentemente vera, ma in realtà deformata per ragioni politiche, per ragioni egoistiche, per tanti motivi. Quindi studia, intanto devi studiare, devi andare a scuola, devi diplomarti, poi scegli un istituto universitario diciamo, più vicino o quello che ti forma per diventare giornalista, e diventi giornalista. Poi devi avere passione, devi avere tanta pazienza e devi anche accettare le sconfitte, le cadute. Però se uno crede nel proprio lavoro, uno cade, si rialza e va avanti fino a raggiungere la meta. Allora, Bene, vai, vai Sabino. Vorrei fare una domanda. prego, Chi prego. è? Sono Maria Pia. Ciao Maria Pia, prego. Allora, ultima domanda, dai bambini. Com'è lavorare per una testata giornalistica che si occupa di mafia? Non ho sentito bene, Savino. Allora, com'è lavorare per una testata giornalistica che si occupa di mafia? Cara, lavorare. Allora, come ho detto prima, devi avere tanto entusiasmo, tanta vocazione, perché questo è un lavoro che tu puoi fare solo se sei innamorato. E allora devi provare amore. Amore quando
Tu sei ancora giovane, tanto giovane, ecco, posso farti un esempio per la tua età. È come quando tu ami i tuoi genitori o un tuo amichetto o una tua amichetta, che hai questa passione, che gli vuoi bene, e quindi faresti qualsiasi cosa per lui, per lei, per stare insieme, per avere amicizia, studiare, giocare insieme. Ecco, la stessa cosa devi provare se vuoi fare il giornalista antimafia per questo mestiere, devi essere innamorato. E quindi nell'amore a volte c'hai qualche litigio, c'hai qualche incomprensione, perché purtroppo è questo specifico della cronaca giudiziaria, è ancora più specifico della cronaca giudiziaria antimafia, cioè che si occupa di fatti di mafia. E quindi, caro, cara, devi ascoltare assassini, minacce, attentati, corruzioni, concussioni, cose tutte brutte, purtroppo tutte brutte. E quindi, però, se sei innamorato, che vuoi dire alla gente la verità, perché nel tema mafia la cosa più brutta è che non si dice mai niente, non si parla mai niente, si occulta la verità. E allora tu fai tutto il possibile per far arrivare l'informazione alle persone che sappiano la verità, in modo che quando hanno a che fare, come dicevamo prima, con qualche mafioso, si rifiutano e invece bisogna fare solo essere sempre nella legalità, nell'onestà, nella giustizia. Quindi essere giornalista antimafia è veramente una vocazione. Poi, come ho promesso a voi ragazzi, bambini, non devo mentire, ci sono anche i giornalisti antimafia che lo fanno solo per guadagnare soldi, per arricchirsi. Ed è un tentativo che ad alcuni forse è riuscito, però tutti quelli giornalisti che per carriera, per soldi vogliono fare antimafia sono quelli che dicono poco o quasi nulla la verità. Allora, direttore, noi in questa trasmissione abbiamo deciso di dare uno spazio anche al consiglio della lettura di un libro. E per questa prima puntata abbiamo scelto La Gianda Rossa, sia perché la rappresento e sia perché è il simbolo forse di tutta questa lotta. E il libro è stato scritto dalla redazione 19 luglio 1982, presieduta da Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo, e qui con noi c'è Sergio che ha preparato la lettura di una pagina. Prego, Sergio. Paolo Borsellino lavora in modo massacrante in quelle che saranno le sue ultime settimane di vita. Il magistrato conduce numerosi colloqui con collaboratori di giustizia che gli aprono scenari devastanti sulle complicità di pezzi delle istituzioni con Cosa Nostra. Allo stesso tempo, Borsellino è perfettamente consapevole che la sua condanna a morte è divenuta esecutiva e che il tritolo per lui è già arrivato a Palermo. Borsellino teme per gli altri, per la sua famiglia, per i ragazzi della scorta. È molto protettivo con i suoi collaboratori e con la sua famiglia. Nonostante l'intensificarsi delle minacce e la certezza che le sue scelte gli sarebbero costate la vita, Borsellino continua senza pausa ad impegnarsi nel suo lavoro. «Sto vedendo la mafia in diretta», dice alla moglie Agnese negli ultimi giorni di vita. Ed ancora: «Quando sarò ucciso sarà stata la mafia ad uccidermi, ma non sarà stata la mafia ad aver voluto la mia morte». Il 19 luglio 1992 Borsellino si reca a Villa Grazia di Carini per rilassarsi. Si stende e va in barca con uno dei pochi amici rimasti. Dopo pranzo torna a Palermo per accompagnare la mamma dal medico. L'esplosione di un'autobomba sotto la casa di Via D'Amelio strappa la vita al giudice Paolo Borsellino e agli uomini della sua scorta. Con il giudice perdono la vita gli agenti di scorta Agostino Catalano, Vincenzo Fabio Limuli, Eddie Walter Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Lui, prima donna poliziotto ad essere uccisa in un attentato di mafia. Grazie Sergio per un contributo così forte che ricorda proprio gli ultimi giorni di vita di Paolo Borsellino.
è proprio perché ci hai raccontato questa emozione. Ti chiedo, Sergio, siccome so che hai avuto l'onore di conoscere suo fratello Salvatore, che ha scritto anche questo libro, puoi raccontarci le emozioni che hai vissuto nella sua conoscenza? Quella sera eravamo tutti riuniti in una piazza della mia città, Acquaviva. Salvatore Borsellino era sul palco con la nostra preside. Eravamo tutti riuniti lì. Paolo Borsellino ha spiegato momenti molto importanti della sua vita e della vita di suo fratello. Inoltre è stato molto commovente per come li ha spiegati. Alla fine, Salvatore Borsellino si è fatto abbracciare come se nulla fosse e quella serata è stata molto forte per me, per appunto come ha spiegato le sue emozioni, le emozioni che ci ha trasmesso, e perché io ero felice di conoscere una persona così importante, lo eravamo tutti. Grazie Sergio, perché ci hai fatto vivere quei bellissimi giorni. A te la linea, Ludovica. Sì, sono rimasti pochi minuti alla fine, quindi Giorgio, se puoi dare un messaggio di chiusura finale a questi ragazzi che ti hanno intervistato, che hanno voluto conoscere, cioè, quello che significa essere un giornalista che si occupa di mafia, di lotta alla mafia, un messaggio appunto per i giovani, non solo questi presenti, anche per quelli che ci stanno ascoltando. Intanto io sono emozionato perché, come è noto, io sono credente e considero i ragazzi, i bambini, lo spirito della pace di Dio in mezzo a noi. Quindi posso solo dire ai ragazzi, non più bambini, però nemmeno ancora adulti, giovani, posso solo dire andate avanti. Cercate di essere fedeli alla nostra nazione, ai grandi ideali della nostra nazione, ai grandi ideali, insegnamenti filosofico, sociali, politici, culturali, morali e umani che ci sono nella nostra Costituzione. E difendete il nostro paese, lo dobbiamo liberare e dovete crescere con questo valore, liberare il nostro paese definitivamente dalla delinquenza, dalla criminalità, cercare la verità, quindi studiate la storia, andate a scuola e studiate tutte le materie, ma in particolare dovete studiare la storia. E non vi deve bastare solo la lezione scolastica, dovete approfondirla, la storia del nostro paese, e capire che nel nostro paese c'è stata una grande separazione del bene e del male, uomini che hanno cercato di mantenere la libertà nel nostro paese, la democrazia e la giustizia, e chi ancora oggi invece vuole lottare per evitare che voi ragazzi abbiate un futuro, e quindi non dovete solamente pensare a come giusto che sia a crescere e studiare e trovare, quindi creare una famiglia, dovete dare il vostro contributo per liberare il nostro paese da chi lo vuole ancora renderlo, se non schiavo, ma certamente non libero. Questo è il mio augurio, di avere questa forza, questo entusiasmo e di rendere onore ai nostri martiri che hanno dato la vita per noi, per far sì che noi oggi possiamo essere liberi. Un abbraccio grande a tutti. Grazie Giorgio, grazie veramente. Un saluto e un abbraccio da parte di tutti noi. Grazie. E anche un ultimo messaggio magari da parte di Don Renato Borrelli, la stessa cosa chiediamo, e Samantha. Grazie.
Sì, bene, io vorrei rinnovare un appuntamento che si rinnova ogni anno, ma che non vuole essere un'abitudine. Il 23 maggio saremo con la Marcia della Legalità, la nostra seconda edizione qui a Torre Maggiore, e coinvolgeremo quest'anno tutte le scuole proprio nel ricordo del sacrificio di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, che sono due eroi nella memoria di tutti. Adesso passo la parola a Renato per i saluti. Io vi ringrazio a nome anche di Rossella, che è un po' dietro le quinte con le macchinette fotografiche, a nome di tutta la parrocchia Gesù di Uno Lavoratore. Allora, Grazie a te, Samantha. mi sentite? Sì. Allora, è una bella iniziativa. I ragazzi mi sono espressi bene con la loro semplicità. Hanno fatto una domanda un po' imbarazzante. Hanno conosciuto qualche mafioso. Giustamente i mafiosi, la mafia. E mica esiste la mafia, no! Renato. Lo sappiamo. Lo sappiamo. Adesso io so, mi è appena arrivato il libro del giudice, mi pare che si chiama Affare Sporco, no? Che il patto iniquo tra lo Stato, alcuni apparati dello Stato e la mafia. Un libro del giudice, Ius Pro a rischio d'Italia, adesso non mi so il nome, pronto? E quindi l'affare sporco, no, il patto sporco, il patto sporco. Sì. Non si può fare, non si può venire a patti con la mafia, perché poi come si dice, il capo della mafia ha alzato il tiro. Sappiamo tutto. Intendeva il Va libro bene. intitolato Il patto sporco di Nino Di Matteo e Saverio Lodato? Il patto sporco, sì. Sì, di Nino Di Matteo e Saverio Lodato, del giudice. Sì. Sono appena ordinato, mi è arrivato e allora mi accingo a leggerlo, ma già ho sentito la presentazione con Corrado Augias, e giustamente diceva che la mafia cosa ha fatto? Ha alzato le pretese e quindi ha ucciso, ha colpito ancora di più, per dimostrare allo Stato la debolezza dello Stato stesso, cose grave avvenute. E quindi l'importante è quello che faceva Don Pino Puglisi, suscitare una coscienza contro la mafia, perché la mafia ce l'abbiamo un po' dappertutto, anche negli apparati comunali, in certi comportamenti mafiosi, perché la mafia è quella ufficiale e quella strisciante dei comportamenti mafiosi. Va bene? Sì, grazie, grazie molto, grazie per quello che fate tutti. Savino, Sì, direi che stanno alle battute conclusive, Ludovica. sì, quindi ringraziamo di nuovo i nostri ospiti, Don Renato Borrelli, Samantha La Medica, Giorgio Bongiovanni, i ragazzi del gruppo 3P, Domenico, Cristian, Maria Pia. Sì, ricordiamo anche che è possibile visitare il giornale su www.antimafia2000.com ed è possibile seguire anche il gruppo e le attività del gruppo 3P sulla pagina Facebook Parrocchia Gesù Divino Lavoratore. E poi un saluto anche ai bambini di Acquaviva, Sergio e Denise. Ciao! Ciao! Ciao bimbi! Siete stati bravissimi tutti! Grazie, grazie per le vostre importanti riflessioni. E quindi siamo davvero in chiusura di puntata. Se volete ci potete scrivere alla nostra mail i germogli della legalità chiocciolagmail.com. Potete riascoltare la puntata sul nostro canale YouTube, i germogli della legalità, oppure sulla nostra pagina Facebook. Quindi Savino. Quindi appuntamento alla prossima puntata, naturalmente su Radio Auto Marche, Viva Radio, Radio Saius e gli emittenti a loro collegati, che tra l'altro è opportuno ringraziare per lo spazio radiofonico che ci hanno donato. Grazie. Grazie e ricordatevi di avere sempre nel vostro cuore il il coraggio coraggio di di essere essere liberi. liberi. A risentirci. Arrivederci.